Mo' dobbiamo rifare tutto da capo. Ragazzi, perché io prima della diretta dico cose a me stesso che non voglio che voi sentiate. Allora, io praticamente ho già fatto la pole position, ho spiegato a tutti quanti. Insomma, guardiamoci intervista a Marco. No, non è vero. Allora, ragazzi, è partita senza audio, ma fondamentalmente non ho detto niente che non sapete. Che queste sono le trasmissioni de dedicate al Guitar Café, sono le nostre dirette, le dirette della community, e che fondamentalmente stiamo qua e ci passiamo il mercoledì insieme tra un'intervista, un po' di didattica. Le attività dedicate a noi, quindi fondamentalmente la Cafe Jam, fra un po' ci sarà la Community Suonano Awards, poi ci sarà il prima e dopo delle Cafe Jam, quindi confronti tra la prima Cafe Jam di ognuno di noi e l'ultima. Insomma, ci sono un sacco di attività che secondo me vale la pena seguire per quello che riguarda il Guitar Café, soprattutto per quello che riguarda il vostro mercoledì sera. Allora, avete visto, anche se non avete sentito, che ho fatto qui in basso ecco qua, la classifica, la pole position solita, per cui primo Alessandro Corrado, secondo Michele Casagrande, terzo Lucas Watt. Cosa si vince? Niente, si vince niente, però insomma siamo insieme e c'è il divertimento di chi è arrivato primo o secondo. Seguiti da Simone Monopoli, che stasera stranamente si appassiona di progressive, di chitarra distorta, ma che solitamente, insomma, non è tra le sue corde. Poi c'è Reno, che abbiamo salutato, c'è Fabio Siciliano, tanto vi risaluto, c'è Francesco Mazzella, c'è Maria Elena, Riccardo, e avete letto il labiale, immagino, sì. Zio Dave, ciao bello, ciao zio Dave. Massimiliano Burgio, nome nuovo, ciao. Sto parlando a vuoto. No, ragazzi, sto mai parlando a vuoto, perché sto parlando a voi, anche se non mi sentite. Non è mai a vuoto, fratello, mai. Buonasera Enrico, buonasera Fiore. Vedi, sulla fiducia, vedi? Allora, chi c'è qua? Bravo, dovete leggere il che. Ciao Gabri. Bellissimo. Fabio Rossi, ciao Fabio. Fabio, ti sei appena perso una sfilza di. Non si sente, non si sente. Che poi voi sapete, ci sta questa storia di Marco Abbati, che lo fa perché veramente lo fa. Cioè, lui, quando io vado in diretta, sistematicamente fa questa cosa. Non sento, non sento, non sento. E quindi succede sistematicamente quella cosa di al lupo al lupo, che se puto a caso, come stasera, non si sente l'audio. Io non vi credo, cioè, non vi credo, e vado a dire fino a quando non mi accorgo invece che ho il mute sul canale. Allora, ragazzi, vi raccontavo di questa cosa che abbiamo fatto con Marco Sfogli. Era nata come stasera mezza barba in pera, sì, certo. Allora, siccome era nata come premiere, sapete che io ho scelto di fare questa cosa delle interviste in premiere, ma fondamentalmente poi vi aggiorneremo. Sono cambiate un po' di cose all'interno proprio della community, all'interno proprio del calendario editoriale delle dirette, delle pubblicazioni e delle attività per il gruppo. Ma ve lo raccontiamo strada facendo poi all'interno del gruppo Facebook. Quindi l'idea di questa intervista a Marco è nata come premiere, per cui non vi nascondo, insomma, l'abbiamo registrata, doveva andare come premiere. Da domani mattina sarà disponibile sul podcast del Guitar Café, We Love Guitar Café, che trovate su Spotify, quindi domani quando andate al lavoro potete riascoltare Marco, i suoi pezzi e le sue cose. Però abbiamo ritenuto di fare un esperimento, cioè, visto che comunque quando facciamo le premiere siamo lì e commentiamo, ci siamo detti con Simone, Maria Elena, Luca, insomma, Gigi e gli altri, perché non proviamo ad andare comunque in diretta, nel senso che magari non escludo che dopo ci possa essere una sorpresa, non lo so, mi ha promesso che ci provava e potrebbe essere che passa. Però sta di fatto che se stiamo qui, innanzitutto io posso leggere i vostri commenti e metterli in sovraimpressione. Dopo l'intervista possiamo comunque commentare noi, chiacchierare, insomma, e magari fugare immediatamente qualche dubbio. Ma quello che è certo è che mercoledì prossimo, alla puntata del Guitar Café, della Café Jam, ci sarà Marco e quindi potremo comunque chiacchierare con lui, ascolterà le vostre jam, vi darà dei pareri, ma soprattutto, quindi prendete nota delle cose che dirà stasera e potremo commentarle insieme a lui direttamente. Per cui io farei in questo modo: ancora 2 secondi di commenti, ce li leggiamo, aspettiamo che arriviamo a un numero cospicuo di persone, dopodiché
ci ascoltiamo l'intervista di Marco, che vi garantisco, io, è stata un'intervista meravigliosa, perché voi ovviamente conoscete Marco come artista, chi segue il Guitar Café lo conosce anche un po' come persona, giusto? Perché lui è già passato alle nostre dirette, è già stato a qualche Café Jam, la carboneria gli ha mandato la maglietta, per cui lui è stato carinissimo da mettere la maglietta in tour con Virgil Donati, ma anche con la PFM. In questa intervista si è rivelato sempre la persona splendida e squisita che è. L'abbiamo registrata di mattina, quindi eravamo assonnati entrambi, però sono uscite fuori una serie di cose veramente interessanti, sia dal punto di vista del disco, okay, di Welcome to Ugly World, ma anche dal punto di vista proprio dell'approccio che lui ha rispetto al suonare, che ha fatto una serie di affermazioni che secondo me vi faranno tanto, 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 tanto riflettere. Sono cose di cui parliamo spesso al Guitar Café, ma ovviamente dette da Marco, hanno un peso ovviamente molto più importante. Allora, bello il podcast. Grazie, grazie Fiore. Buonasera. Ciao, ciao Nick. Marco e io arriviamo in diretta. Appena ho finito di spiegare come suonare clean, bravo. Guarda, invece guarda che si parlerà anche di questo. Allora, ragazzi, io direi senza fare altre chiacchiere inutili, siamo comunque abbastanza. Io direi, vi mando l'intervista, resto qui, la guardo con voi. Comunque metto i vostri commenti in sovraimpressione e soprattutto mi punto le vostre domande se c'è qualcosa di cui vogliamo parlare dopo l'intervista qui in diretta. Lo facciamo, altrimenti ci rimandiamo alle domande direttamente durante la Café Jam. Ok, ragazzi, intervista a Marco Sfogli. Buon divertimento. Marco Sfogli, Marco, benvenuto al Guitar Café, ma non ti devo forse nemmeno dire benvenuto, perché tu ormai sei di casa al Guitar Café, i ragazzi ti conoscono, tu conosci loro, quindi sai perfettamente il mood della trasmissione, però comunque devo formalmente darti il benvenuto in famiglia. Come stai, Marco? Io sto benissimo, Vince, grazie. E un saluto a tutti gli amici di Guitar Café, ovviamente. È sempre un piacere venire qua perché poi è un piacere parlare con te, che ovviamente mi ricordi e mi automaticamente guardandoti mi porti alle mie terre. Tra Quindi l'altro, io sono ragazzi, un trapiantato sono. dovete sapere che nel pre-intervista ci siamo fatti una chiacchierata, insomma, con Marco. Effettivamente stavamo ragionando, stiamo registrando questa intervista alle 10, beh, dai, più o meno sono le 11 del mattino, e stavamo ragionando sul fatto che entrambi, ovviamente forti del fuso orario meridionale, stiamo considerando questo orario come mattina, ma in realtà il luogo in particolare in cui in questo momento si trova Marco, e Marco è a Cremona, no? È un orario in quei luoghi in cui probabilmente le persone hanno già fatto metà della loro giornata e hanno già cominciato Stanno già a tornando a pensare. casa per pranzare, insomma, Esatto, stanno fra pensando al mezz'ora, pomeriggio. un'ora, è certo, ovviamente. Marco, come va? Come sta procedendo? Ma sta procedendo bene, nel senso non mi posso lamentare, sono fresco reduce da un concerto ieri sera con la PFM, abbiamo suonato a Reggio Emilia, è stato un successone, sold out, questo tour insomma si dimostra un tour che interessa perché il Canta De André, quindi è un tour che si basa tutto sul concerto storico che loro fecero nel 79 con Fabrizio De André, riproposto, purtroppo ovviamente senza la voce di Fabrizio perché non è più tra noi, però riproposto integralmente come all'epoca e sta andando benissimo, sta andando benissimo, grande successo, le date continuano ad aumentare, quindi fino a adesso le ufficiali fino a maggio. È pieno, il calendario è pieno e continuano ad entrare, quindi contento di questa cosa. Con questa cosa di De André mi fai ragionare su un aspetto di cui non immaginavo di parlare con te, però dai, fondamentalmente, insomma, siamo qua, ci facciamo una chiacchierata tra amici, ci sta. Tanto interesse per questa cosa di De André, tanto interesse per la musica di qualità, ne è una dimostrazione, ormai ce lo diciamo da anni, che i dischi più venduti sono i dischi vecchi rivenduti in vinile. Fondamentalmente sembra che le persone abbiano bisogno di musica buona. Sì, almeno voglio dire,
adesso faccio veramente un calcolo veloce. Ieri sera, quando si sono accese le luci poi sulla sala, io ho visto dal signore di 60-65 anni, anche di più, fino a ragazzi di... ma avranno potuto avere 20 anni, quindi magari figli di persone che o avevano visto quel tour nel 79 o che erano stati, tra virgolette, gli era stato imposto dai genitori: vieni a vedere questo spettacolo perché vieni a sentire com'era la musica una volta, com'era il cantautorato di una volta, cosa girava in Italia, insomma, in quel periodo. Quindi mi fa piacere anche vedere questa larga disposizione di pubblico e di età in questo particolare poi tour, il che significa che comunque era musica di qualità all'epoca, continua, spero, insomma, essere musica di qualità adesso, e c'è richiesta. Quindi questa è una cosa che mi fa molto piacere. Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro tu sei in un ruolo di grossa responsabilità, perché voglio dire, suonare con la PFM nell'immaginario, al di là dei, voglio dire, degli appassionati della loro musica, di un certo tipo di cantautorato, di un certo tipo di musica fatta da band, eccetera eccetera, nell'immaginario dei chitarristi suonare con la PFM è un po' come raggiungere, diciamo, il gota della performance dal punto di vista chitarristico. In realtà è una responsabilità che mi sa che tu sei abituato a gestire, ma proprio sulla base delle collaborazioni illustri che hai avuto, no? Poi strada facendo, ma credo che un pochino di strizza ogni tanto, secondo me, te la dà, no? Beh, ci sono dei momenti in cui magari sono io che devo iniziare, lì al buio, magari sei tu la chitarra, perché fin quando sei nel casino generale, poi considera che la PFM è un gruppo veramente alla vecchia, cioè tutto monitor a terra, ear monitor quasi zero, se non giusto per due o tre cose quando Franz va a cantare davanti, ma per il resto è volumi bestiali, quindi tutto veramente alla vecchia, molto anni 70 come disposizione, ecco, dello stage, del palco. Però ci sono magari due o tre momenti in cui sono io che devo... c'è il silenzio totale, devo cominciare io, e lì ti viene un po' di strizza, perché è magari il palazzetto o il teatro o la piazza super piena e la preghi. Vabbè, la certo. Prego sempre, prego di azzeccare la prima corda, poi solitamente va tutto bene. Però prego proprio il Signore che mi faccia mettere il plettro sulla corda giusta, perché la responsabilità è tanta, ovviamente. È tanta, sì. È tanta. Senti, ma tra le altre cose, io mi ricordo questa tua intervista, mi sa che era durante il tempo del lockdown, in cui raccontavi probabilmente la prima prova o la prima data con la PFM in cui fondamentalmente ti dovessi poi riassettare rispetto a quello che era l'interpretazione del tempo della band, il modo di contare di alcune cose che probabilmente da chitarrista colto quale sei avresti contato in maniera diversa. In realtà c'è un minimo di riassetto da fare quando hai a che fare con una band consolidata che però ragiona, ecco, come dici tu, alla vecchia, no? Sì, sì. E diciamo che ho dovuto fare un po' di esercizio, perché poi ero abituato fino al... diciamo fino a quando non sono entrato nella PFM, cioè 2015, quindi sono 8 anni adesso, da l'anno prossimo sì scatta il nono, e ero abituato bene o male a suonare sempre con batteristi, perché solitamente è la batteria che ti porta ovviamente a definire il timing del brano e di tutto, quindi ero abituato a suonare o con batterie, quindi click, batterie programmate, o con batteristi relativamente moderni nel loro playing, quindi gente che era abituata a stare sparata sul click, proprio macchine, o bene o male, insomma, sempre molto precisi. Franz, che è un batterista istintivo,
e ha il suo timing. Ovviamente all'inizio diceva: ma che sta succedendo? Sto suonando, io non so più suonare. Certo. La frase è proprio che il mio mantra era: non so più suonare. Dopo le prime due, tre date dicevo: non so più suonare. Il tempo, devo ricominciare da zero, basta. Tempo, cose, scelta del timing delle note, basta, non so suonare. Invece poi mi sono accorto che è proprio non è un andare fuori tempo del batterista, è un concetto del tempo molto più libero, molto più umano, ecco, rispetto magari alla macchina che ti impone quasi di dover essere un puntino sulla griglia perfetto, preciso. Certo. E lui ha questa caratteristica, e tra lui e Patrick, che suona il basso, hanno questa caratteristica che uno è sempre molto, diciamo, burrascoso. Franz è così, la personalità poi esce fuori anche nel modo di suonare. Lui è così, e quindi alle volte accelera, alle volte sta indietro, alle volte sta sul tempo, quindi è molto onda sul tempo. Patrick invece è uno molto appoggiato, quindi alle volte devi fare anche la media dove ti vai a posizionare, più su uno, più sull'altro. Ed è una cosa che è successa le prime due o tre volte, poi piano piano ti ci abitui, ed è stato per esempio difficile poi dopo anni e anni, che comunque suonavo ogni mese 4, 5, 6, 7 volte con la PFM, magari è stato difficile tornare alla dimensione di prima, perché poi capitato che ho dovuto fare un tour con gli Icefish dove c'è Virgil, che è umano ma ha un timing che è una spada. Allora dicevo: non so più suonare, ecco, un'altra qua volta, non so più suonare di nuovo. Esatto. E invece poi è un fatto di abitudine, poi ti accorgi che suoni, alla fine fai questo, fai quello, è una tua percezione di non saper più suonare, ma poi alla fine basta che parte il beat e ti allinei, ecco. No, sta cosa interessante, perché di base, ecco, magari se parli con un ragazzino che non ha mai vissuto questo tipo di dinamica, no? Ma non dinamica in termini di quanto suoni forte o quanto suoni piano, dinamica intesa proprio come capacità di mettere il tempo a servizio dell'espressività, perché secondo me è un pregio, non è una cosa non è una cosa negativa. Il fatto che se tu ragioni su una dinamica, su uno spettro più ampio, per non ripetere dinamica, che vuole l'accelerare, il decelerare, così come il suonare forte, il suonare piano, secondo me è come se ragionassi il tempo in 3D, no? Certo. Ed è una cosa che paradossalmente poi abbiamo quasi cancellato con tutta la storia della griglia, di Pro Tools, del timing, eccetera, eccetera. Però ecco, sì, poi stavo proprio per domandarti: è difficile poi rientrare in griglia, tra virgolette, quando effettivamente, sì, insomma, devi comunque farci un lavoro. Però credo che poi ci torni arricchito, no? Quando torni a suonare in griglia. Sì, perché poi, ed è un discorso che ho fatto, un discorso proprio musicale mio che ho fatto su me stesso, è un'ottima palestra quella di avere tante possibilità diverse, tanti ovviamente batteristi, suonare con persone quanto più diverse tra di loro, perché poi sei tu che devi fare la media di ognuno e ti arricchisci di quello che può essere l'umanità del lato del tempo. Esattamente. Il tempo come inteso come umano. Se noi consideriamo che fino a 40 anni fa i dischi si registravano senza click, il tempo lo dava il batterista. Quindi i brani avevano la caratteristica di non essere mai uniformi dal punto di vista del timing, erano sempre un sali e scendi. Se uno mette in griglia un brano degli anni 70, non sarà mai 120 dall'inizio e finisce a 120. Certo. È molto 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 raro, per cui c'era questa umanizzazione anche del timing, che rendeva poi quei prodotti totalmente diversi da quelli degli anni successivi, di quelli registrati come li registriamo oggi. Li rendeva molto più, quando noi diciamo il calore di un brano, senti il timing di questo pezzo, è proprio perché c'era un'umanità in tutto quello. Invece adesso ovviamente col click diventa una
precisione millimetrica alle volte che ti fa perdere un pochettino quella cosa, però è necessario perché con i ritmi e i modi di registrare di oggi non sarebbe più possibile ovviamente fare, ottenere gli stessi risultati che si ottenevano 40 anni fa. Certo. Ma in realtà è l'espressione, cioè la ritengo essere l'espressione di un'arte, di una forma d'arte che si fa insieme, quindi nel momento in cui la fai insieme devi anche vivere delle peculiarità, dei pregi e tra virgolette dei difetti di tutti quelli che la fanno insieme a te. Però effettivamente poi ti conserva anche un briciolo di sorpresa, nel senso che secondo me dal punto di vista puramente istintivo, nel momento in cui io sento qualcosa in griglia, ma l'ascoltatore medio sente qualcosa in griglia, è come se dal punto di vista percettivo si aspettasse che in quel momento avviene quel beat, avviene quel colpo, avviene quel rullante, avviene quella cosa. Poi probabilmente dal punto di vista della sorpresa e dell'attenzione, che non sto dicendo che andare fuori tempo sia la cosa giusta o che accelerare o decelerare sia necessariamente la via da seguire, però boh, forse probabilmente ti dà la possibilità di aggiungere un elemento di sorpresa quasi impercettibile che forse te la rende anche un po' più interessante, non lo so, penso. Sono d'accordo, assolutamente. A me è capitato ovviamente di magari ti forzi anche un pochettino su certe cose a suonare magari indietro, un po' più appoggiato, un lavoro che ho fatto comunque su me stesso negli ultimi anni, cercare di, se magari hai un batterista che è troppo preciso e ti accorgi che è troppo preciso, che è troppo sul tempo spaccato, per cercare di dare quella naturalezza magari al ritmo, al groove, cerco di suonare magari un po' più appoggiato e ti accorgi di come varia completamente tutto il senso della parte ritmica che stai suonando. Già se, ovviamente si parla di veramente di minuzie, perché sennò ovviamente è un attimo che dal suonare appoggiato suoni storto completamente. Storto completamente, certo. Sì, per il gusto di suonare storto. Invece è una cosa impercettibile e la vedevo anche analizzando e sentendo ovviamente interviste a batteristi. Solitamente il batterista è quello che tira la band indietro, certo, un pochettino, che la fa suonare appoggiata. Però capita ovviamente di avere a che fare con, ma già stesso con una batteria elettronica, tu programmi una batteria elettronica, se tutti sono veramente piazzati sulla griglia è veramente, su un MIDI. È un MIDI. E quindi l'umanità va a farsi benedire. In questo modo così, cioè cercando di suonare un pochettino più appoggiati, ovviamente dipende sempre dal genere che uno sta facendo, perché se no sto facendo ritmiche metal serratissime, certo, diventa difficile suonare indietro, perché certo, proprio non c'è lo spazio per poter suonare indietro. Magari cose un po' più, tra virgolette, groovose, quindi di magari sedicesimi oppure ottavi con chitarra pulita, eccetera, eccetera. Suonare un po' più appoggiati ti aiuta anche a dare al finto del MIDI una certa umanità. Certo. Guarda, noi all'interno dell'Academy, soprattutto nei corsi di chitarra ritmica dell'Academy, parliamo spesso di questa cosa, di quanto sia importante l'elemento ritmico, ma che sembra quasi essere una cosa scontata, quanto sia importante l'interpretazione ritmica di quello che suoniamo anche nella solista. E poi voglio dire, noi quando facciamo interviste qua del Guitar Café non solitamente andiamo a braccio, ma è incredibile il fatto che tu, che sei prevalentemente rinomato come chitarrista solista d'eccezione, fra un attimo ne parliamo, però abbia una percezione così profonda del groove, del timing, del fatto di dover suonare in un certo modo, compensare, interagire, e il che secondo me è proprio il fondamento di quello che poi tu suoni da solista. Perché, voglio dire, senza una percezione così profonda del timing, del groove, degli andamenti, dell'interazione, probabilmente anche le tue soliste risentirebbero dell'essere magari troppo precise, troppo avanti, insomma, in maniera impercettibile e poco consapevole. Sono d'accordo, anche perché ricordiamoci sempre che a differenza del gli anni passati, quando ancora si facevano i lavori in studio, che si poteva andare in uno studio a fare un lavoro di turno, di session, eccetera, eccetera, quello che chiedevano il 90% era accompagnamento. E io i primi lavori che ho fatto in studio non era fare il solo della vita, assolutamente, stiamo parlando di fine anni 90, inizio anni 2000, era accompagnare.
accompagnare, vuoi che sia il brano pop, vuoi che sia la quando ho fatto ovviamente delle chitarre magari per dei brani della nuova compagnia, quindi con mio padre, cioè era sempre accompagnare. Poi ovviamente il discorso è un po' cambiato, anche perché la funzione dello studio è cambiata, è raro oggi poter andare in uno studio e accompagnare, però io ho iniziato quando ancora la chitarra era fortemente un elemento d'accompagnamento e veniva richiesto quello. Poi se c'era il solo bene, ma poteva capitare anche che a posto, certo. Bene, questi sono i soldi, arrivederci, grazie. Quindi ci ho lavorato anche sul discorso dell'accompagnamento, della ritmica, del groove, del saper stare in mezzo alle parti, saper inserirsi alle volte internamente a delle pause di cantato. È una cosa che spesso e volentieri chi non è abituato non sa fare, ma suonare dove bisogna suonare. Con questo non sto dicendo che sono il padre eterno delle sei, assolutamente, ho fatto talmente poche in quel senso lì che non posso neanche essere considerato un turnista, però l'imparare a suonare quando si deve suonare, certo. Non quando ovviamente sta cantando il cantante oppure sta facendo un'altra cosa il tastierista, eccetera, cioè prendersi lo spazio quando c'è lo spazio da prendersi, non quando, non sempre. Quindi credo che sia importante avere una solida fondamenta ritmica. Poi un'altra cosa che credo mi abbia aiutato è il fatto di aver incominciato con la batteria, cioè con le percussioni, la batteria in generale, quindi quel senso ritmico lì che mi ha dato ovviamente quello studio sulla batteria, me lo sono per forza di cose portato all'interno della parte strutturale dei soli, della ritmica, eccetera eccetera, e credo che mi abbia aiutato tantissimo. Ora non voglio dire tutti i chitarristi imparano a suonare la batteria, però magari quando si ascolta un brano, quando si studia un brano, di prestare attenzione non solo al proprio strumento ma anche a quello che c'è intorno, come si muove, come funziona, come viene interpretato il tempo, sono tutte cose molto importanti che aiutano poi anche inconsciamente, anche senza studiarle, aiutano il nostro playing. Oh, vero, vero. Ma tra l'altro, voglio dire, notavo come tutti i più grandi solisti fondamentalmente sono stati, prima ancora di diventare grandi solisti, dei chitarristi ritmici. Penso a Van Halen, ai suoi riff, piuttosto che a Nuno e al senso ritmico che ha. Ma lo stesso Hetfield, tra l'altro, cioè, voglio dire, stiamo parlando di gente che ha fatto Morello, gente che ha fatto la storia della musica, ma senza andare a toccare poi i giganti degli anni 70, insomma, di quello che si è. Tutta gente che ha un senso ritmico profondissimo. E quindi a questo punto direi che poi il tuo ultimo lavoro discografico è chiaramente un disco di funk e di R&B molto ritmico, non mi sembra di capire. No? Sì, funky, proprio super funky, cioè, talmente tanto funk che mi sono addirittura, mi sono tinto e quindi sembrava uno dei Commodores con l'afro, ero proprio io. Senti Marco, ma come si pronuncia? Ugly World? Ugly World? Allora è Ugly World. Ugly World. Ugly World, ok. Che non c'entra niente con ugly, che è il termine che è ugly con la Y, certo. Ugly, che è brutto in inglese, no? Quando uno è un po' brutto, qualcosa è brutto, it's ugly, no? È proprio ugly. Mentre questo è un termine coniato, che poi abbiamo scoperto che esisteva una serie TV che si chiamava Gli Uglies. Oglies, che aveva nelle due O gli occhietti, avevano disegnato gli occhietti nelle due O, ma era una serie andata in onda in Inghilterra per tipo una stagione negli anni 90, eccetera eccetera, ma mai a pensare che esistesse questa cosa. Gli Oglies, che viene da ugly, venne se non mi sbaglio era la Mentur da qualche parte con la PFM, perché praticamente gli Oglies non sono nient'altro che quattro membri della PFM tra attuali e ragazzi ovviamente che non sono più nella PFM, Roberto Gualdi e Alberto Bravin. Eravamo proprio un gruppo di amici, eravamo diciamo i più giovani della PFM, che avevamo legato di più, quindi facevamo tutto assieme, magari arrivavamo in un posto, ragazzi che si fa, usciamo, andiamo a vedere, ne so, il museo, oppure andiamo a mangiare a Chicago la pizza americana, quella orrenda, alta 20 centimetri. Comunque, ci sta che fanno, te la mangi?
appunto, ovvio, è certo. Quindi ci eravamo proprio legati, avevamo creato questo gruppo che chiamavamo gli Uglis, cioè quelli ovviamente all'interno della PFM che si prendevano sempre in giro, che avevamo anche la chat WhatsApp, ce l'abbiamo ancora ovviamente. Quindi ho voluto fare un po' un tributo a questa tra virgolette amicizia che si era creata, anche perché sia Alberto che Roberto Gualdi suonano nel disco, quindi ho detto quasi quasi uso questo termine che la gente non sa che cosa vuol dire, ci spariamo in copertina ovviamente rigorosamente cartoonizzati e modificati, perché ci siamo tutti e quattro tra quelle persone ovviamente che sono in copertina, per chi ha visto il disco. E quindi ho detto vabbè, faccio questo, lo chiamo Ugly World. Perché poi? Perché gli Uglis sono quelli, c'è il termine Madoc e Ugly, cioè tipo quante baccalà quello là. Madoc e Ugly. Allora venivamo da 2 anni di pandemia e il termine Ugly World sta un po', e la copertina lo dimostra, perché poi è stata tutta pensata. È la prima volta che io mi faccio carico di ideare l'artwork. Cioè, solitamente ho sempre delegato qualcuno, fammi una copertina, ma come la vuoi? Vediamo quello che esce. Perché poi per un disco solista non c'è mai un'idea o una roba, diciamo, che uno dice. C'è un testo, un particolare, qualcosa. Invece per questo disco qua ho detto ho l'idea, voglio delle facce di lobotomizzati proprio messi lì in primo piano, poi il parco dei divertimenti, quindi questo Ugly World, tutti quanti che venivamo lobotomizzati da 2 anni di pandemia, dove tutti ci dicevano quello che dovevamo fare, dovete fare questo, no, poi improvvisamente dopo non fatelo, e tutti quanti a seguire, questo va bene, no questo non lo fate, fatelo di nuovo, insomma non si capiva niente. Allora detto che un mondo di lobotomizzati, tutti a seguire ovviamente il gregge, le cose, eccoci qua, gli Uglis tutti lì sotto con le facce strane, gli occhi sgranati eccetera eccetera, e sopra ci sono Merlino, ovviamente, che non ho potuto mettere Merlino perché per non beccarmi ovviamente una causa dalla Disney, certo, eventuale, e Maga Magò che dirigono ovviamente il parco di divertimento, tutti pronti lì davanti ad entrare nell'Ugly World. E quindi ho detto stavolta ho tutto, l'idea, ho la copertina, ho quello che voglio, ed è stato bravissimo ovviamente il grafico della Jam Track a trasportare poi in realtà, quindi in un disegno, quelle che erano state le mie idee. Io ho detto solamente devi mettere questi personaggi, ci metti anche noi quattro mascherati lì in mezzo, e col il parco dei divertimenti Ugly World, poi voglio questo. Ho fatto un lavoro eccezionale, quando me l'ha fatto vedere ho detto ci hai preso in pieno, è lui. Senti Marco, che ci ascoltiamo da Ugly World? Allora, ci possiamo ascoltare il primo, tra virgolette, singolo, che sugli strumentali il singolo fa ridere, però è il primo brano che è uscito, che si chiama Ambiguous Gifts, che è un altro titolo suggerito da due amici di Napoli, tra l'altro. Parlavamo dei... ogni tanto facciamo... Tra una chat e un'altra facciamo considerazioni pure sul mondo chitarristico. Allora facciamo considerazioni del chitarrista che ci ha regalato l'ultimo disco, così allora facciamo un disco, un regalo un po' ambiguo, quando ti regalano i dischi magari fuori i concerti di chitarra. Allora ho detto il prossimo brano lo chiamo Ambiguous Gifts. Ambiguous Gifts, e quindi ci sentiamo proprio Ambiguous Gifts e sia.
Marco Sfogli. Marco, benvenuto al Ghit. Tantissima. Che dire, cioè voglio dire, non, ovviamente non c'erano dubbi sul fatto che non ti saresti smentito. Io non so quanti degli amici del Guitar Café l'hanno già ascoltato il disco, insomma, io ti ho pressato costantemente perché innanzitutto da fan, e voi dovete sapere che quando mi capita su Spotify, no, Spotify c'è questa cosa che ti suggerisce i pezzi in base alla cosa, e a me capita sempre, sistematicamente, ogni volta che esce un pezzo di Marco, a parte lo sgamo subito, perché è inconfondibile, ma che sistematicamente gli faccio lo screenshot
e dico: ti guarda che sto ascoltando. possiamo confermare questa cosa. Ma io che rispondo, dico: ma non è niente di meglio da fare durante la giornata se non, se non ascoltare un po' di R&B, voglio dire, no. Certamente un po' di funk, sano. Senti, funk. Marco, ma perché si fa un disco solista? Questa è una bella domanda. Perché si fa un disco solista? Perché? Allora, io ho cominciato... Tu ti hai fatto dire quattro. Io ne ho fatti qua, questo è il quarto. Perché ho fatto il primo? Okay. Perché poi quello ti porta ovviamente a iniziare un percorso che, se vuoi continuare, bene, se non vuoi continuare, ovviamente lo stabilisci tu. Non è che stiamo parlando di dischi che vanno in classifica o che ti danno il pane per vivere. Ecco, sono cose che si fanno per il gusto e l'amore della musica e dello strumento. Perché ho cominciato e ho fatto il primo? Ho fatto il primo nel 2008. Perché tornato dal primo tour che ho fatto con James Labrie nel 2005, si era creato un pochettino questo, diciamo, questa aura, un po' chi è questo, che fa questo, che cosa ha fatto, e la gente cercava un pochettino quali erano le cose che avevo fatto precedentemente alla Brie, trovando poco e niente, se non qualche collaborazione sporadica, qualche disco fatto, avevo fatto forse due dischi con la nuova compagnia, ma suonando l'acustica, il mandolino, cioè tutto ciò che con l'elettrica non aveva nulla a che fare. Per cui vedevo, ma dove si può ascoltare, sentivo, leggevo, dove si può ascoltare cose... A un certo punto dissi, ma forse è il caso che faccio qualcosa, perché vedevo anche che i tempi di lavorazione di James erano molto dilatati, cioè non si sapeva se avesse, insomma, in testa di fare un ulteriore disco, dopo quanto tempo. Quindi ho detto, qua mi devo muovere un pochettino da solo, non avendo nessuna band di supporto né progetti che non fossero quello. Ho detto, quasi quasi faccio un disco, comincio a scrivere. Ecco, io avevo delle idee buttate sul computer, ma proprio le prime bozze di riff, di cose che avevo conservato, magari quando ti registri fai quelle 3-4 battute, poi ti fermi. Andai ad analizzare un pochettino di questo materiale, insomma, c'era qualcosa di interessante, ho cominciato a lavorare. Quindi diciamo che dal 2005 al 2007 l'ho fatto proprio a scrivere completamente. E ho avuto la fortuna poi di farlo ascoltare in forma totalmente di demo al buon vecchio Jordan Rudess, che all'epoca ci sentivamo, e avevo collaborato con lui su uno dei suoi dischi per un brano. E dissi: Jordan, senti, sto facendo questo disco, sentilo un po', ma secondo te chi potrebbe essere che è interessato? Dissi: ah, provo a vedere, insomma, cominciavo a vedere anche lui se c'era qualcuno. Mi diede una mano, onestamente, a capire chi potesse essere interessato a un prodotto del genere. Alla fine arrivò la Lion Music, insomma, ha fatto questo primo esperimento, che è andato, a detta loro, molto bene, nel senso che comunque si è creato un po' di attesa, un po' di hype, e la gente è piaciuto questo disco, e ho pensato subito, proprio immediatamente, tra The Resolve, che è il primo, e il secondo c'è stato un altro disco di James, quindi ho cominciato a ingranare, a lavorare molto di più in ambito elettrico, ho detto quasi quasi ne faccio un altro. Quindi lì si crea un pochettino il movimento, e da lì, insomma, tutti i dischi che sono venuti, quindi gli altri due solisti, li ho fatti sempre un pochettino anche per tra una pausa ovviamente lavorativa e un'altra. Gli ultimi due sono stati fatti, io già ero con la PFM, li ho fatti questi due, gli ultimi due li ho fatti proprio anche per rompere un pochettino quello che stavo facendo in quel momento. Comunque ti trovi mi sono trovato in un genere che non era proprio quello che ascoltavo. Io non ho mai ascoltato prog anni 70, oppure classic prog, ecco. Quindi finito il tour ho cominciato a lavorare, tra una pausa e un'altra,
e ho fatto gli ultimi due. L'ultimo è stato proprio fatto in piena pandemia, quindi con lo stop totale. Avevo tutto il tempo, ho detto, qua l'unica cosa che posso fare è un disco. E cercare di metterci dentro tutte quelle che sono ovviamente le ultime influenze, quelle che sono le idee, insomma, più moderne, tra virgolette, che ho. E quindi anche molto diverso dagli altri, soprattutto dal primo. Se noi prendiamo l'ultimo, prendiamo il primo, sono, non dico agli antipodi, però molto diversi fra loro. Il primo è molto più prog, molto più anche sfaccettato, molto più frammentario, se vogliamo, perché lì c'è anche un po' l'ingenuità giovanile del dire voglio far vedere che so fare questo, che so fare quello, che so fare quell'altro, che so fare il funk, che so fare il blues, il fusion, il country, cioè c'erano un po' per tutte le... Però alla fine, se lo riascolto oggi con le orecchie di uno di 15 anni in più, giustamente mi suona frammentario perché non ha una direzione, non lo posso catalogare né nel disco di rock puro, né nel disco di blues assolutamente, né nel disco di fusion nemmeno, quindi diciamo che soffre un pochettino queste cose. L'ultimo invece è molto più diretto, molto più questo è quel che sono oggi, e credo che abbia un'identità meno prog sicuramente dell'epoca, più rock, anche più melodico, se vogliamo, meno spigoloso del primo. Quindi è necessariamente un complemento, anche se complemento potrebbe essere riduttivo, però è una parte essenziale dell'espressione tua come artista, cioè il fatto di poter lavorare comunque facendo la tua arte, però comunque complementare questo lavoro con qualcosa che sia personale e sia fondamentalmente libero, no, dal vincolo dell'artista per cui lavori. Insomma, secondo me deve esserci sempre, cioè, di base noi che facciamo arte abbiamo sempre la possibilità di, tra virgolette, venderla e quindi metterla al servizio di, ma quello sarebbe riduttivo dal punto di vista espressivo, secondo me, se non ci fosse anche qualcosa di fatto per il puro piacere di esprimersi, no? Credo che sia anche una necessità da un certo punto di vista. Assolutamente, infatti è stata anche una necessità, mentre, come dicevo prima, il primo è stato proprio fatto perché c'era richiesta dei fan di ascoltare qualcosa, l'ultimo e tutti quelli a venire sono stati fatti proprio perché ci ho provato gusto ed è stata una mia maniera di voler anche mettermi in gioco, cioè mettermi anche in sfida con me stesso, cioè vedere cosa riuscivo a poter cacciare totalmente da solo. Ovviamente stiamo parlando di un disco che non è stato fatto da band, quindi non è che ho un trio, un quartetto con cui ho scritto i brani, sono stati fatti da zero completamente, solo ed esclusivamente da me, quindi anche una maniera per poter, ecco, mettermi in gioco e capire dove posso arrivare a livello compositivo. Come arrangiatore. Esatto, cosa posso riuscire a tirare fuori lavorando da solo, completamente da solo. È una buona palestra anche per poi quando uno scrive brani con altri. Cioè, mi serve anche come metro di paragone e come allenamento per poi in un secondo momento magari scrivere per band o per artista, per X, e vedere cosa posso tirarne fuori, ovviamente non necessariamente in ambito strumentale, però vedere a livello compositivo e di arrangiamenti cosa uno può fare. Senti, guarda, noi abbiamo fatto una qui al Guitar Café una monografia con Giampaolo Costantini, tra le altre, insomma, che stiamo preparando c'è quella di Prince, in cui Giampaolo ci raccontava, lui è un profondo conoscitore della storia di Prince, insomma, anche di aneddoti abbastanza sconosciuti, e lui raccontava di come Prince avesse raggiunto l'apice da questo punto di vista, cioè di come lui riuscisse, dopo ovviamente un percorso lunghissimo di maturazione, a chiudersi da solo in studio e produrre. Si narra addirittura che lui avesse lo studio pronto, quindi tutti gli strumenti già col soundcheck fatto, già pronti per essere registrati, come lui andasse su questo flow continuo da strumento a strumento, quindi riuscisse a produrre i brani, capito, in tempo velocissimo, almeno le idee fondamentali dei brani in un tempo velocissimo. Secondo me quella è un'altra cosa auspicabile dal punto di vista di chi fa musica, cioè nel senso mi è dato l'input per fare questo ragionamento che secondo me è bello
per chi la fama è anche bello da ascoltare, per chi poi ne fruisce. L'idea di fare arte per metterla al servizio, fare arte per esprimersi, fare arte per mettersi in discussione con se stessi e vedere fino a che punto si arriva, fino a che punto si è in contatto con col proprio io artistico, no? Quindi la capacità di riuscire ad arrangiare, riuscire a produrre, di seguire quel flow, secondo me fa tutto parte di una maturazione. È tutto studio sulla propria persona, sulla propria persona musicale anche. È anche sulla propria persona proprio fisica, cioè vedere anche come uno gestisce lo stress magari da blocco dello scrittore, perché non è che i brani escono in adesso scrivo e dopo un'ora il brano, che sia strumentale, magari, che sia un brano cantato. Lo sappiamo, voglio dire, sono stati brani che ci ho messo, ecco, settimane, se non mesi, se non più di mesi, lasciati lì a maturare, ripresi magari dopo un mese, aggiunto una battuta perché in quel momento quella battuta ci voleva, e poi magari quella battuta ti sblocca tutta una serie di meccanismi che ti fanno arrivare a metà del brano, addirittura a finirlo. Quindi sono rare le volte che ho deciso di scrivere un brano e l'ho scritto. Cioè non ho la capacità proprio del compositore di razza, il puro sangue compositore che devo scrivere un brano per il cliente in 2 giorni, vai, dopo 2 giorni è il brano. Non è una cosa che riesco a fare, perché poi sono puntiglioso, sono ipercritico, quindi prendo una cosa, la rianalizzo 200 volte, la cambio 200 volte fino a che non sono super soddisfatto, e comunque quando esce non sono mai soddisfatto. Certo. Questa è una cosa che mi caratterizza. Anche se, a dirti la verità, tutta questa storia delle deadline strette nella composizione musicale non so quanto poi ci abbia fatto bene, ma qui si potrebbe veramente aprire un mondo di discussioni, insomma. Lì è poi la differenza nel vedere questa bellissima passione come un business o come una forma d'arte pura, perché io capisco anche a chi non frega nulla del lato artistico, chi deve solamente pagare le bollette a fine mese e quindi ha necessità di terminare un prodotto perché il cliente, in questo caso lo chiami proprio il cliente. Ha i tempi di ovviamente di consegna, che sono brevissimi, quindi tu devi fare come farebbe l'artigiano che ti deve finire la borsa in pelle fatta in 2 giorni. Certo. Quindi capisco anche del resto, voglio dire, la musica classica era così, cioè se noi pensiamo a Bach, che doveva consegnare i brani per le messe commissionate magari dalla chiesa di Lipsia in tot, era come il compositore di oggi che il produttore gli dice: mi devi dare il brano in 2 giorni. Alla fine anche Bach doveva consegnare il brano in tot tempo, se no non lo pagavano, e infatti poverino è morto povero. Il buon Johann è morto poverissimo, è stato scoperto 200 anni dopo, ma è morto poverissimo facendo quello che fa il producer di oggi, cioè consegnava parti di musica classica ovviamente per le messe eccetera eccetera, e poi si scriveva le sue fughe, le sue cose per, esatto, il suo gusto personale. Esatto. Era così, era già così nel 1600. Tra l'altro, guarda, stiamo preparando un'altra puntata in cui con diversi con persone che vivono la musica da punti di vista diversi analizzeremo tutta l'idea del business legato alla musica, ma non inteso come fare i soldi con la musica, il business, il music business, inteso come la gestione dal punto di vista amministrativo di chi fa la nostra arte slash mestiere, nel senso che sono tanto cambiate le dinamiche economiche legate al nostro mestiere, quindi secondo me è il caso anche di parlarne, ma sarà argomento di un'altra puntata del Guitar Café. Nel frattempo, secondo brano che ci fai ascoltare? La title track, ti faccio ascoltare Ugly World, che è forse il brano più, che ha una storia particolarissima, diciamo che non era un brano che avevo fino alla fine. Io avevo finito il disco con 8 tracce. Ok. E la ottava era la bonus track che c'è alla fine.
per bilanciare anche un po' a livello di amicizia, perché io sono fatto così, per bilanciare un po' a livello di amicizia i brani dati, numero di brani dati al batterista Tot, ho detto ne devo scrivere un altro per, perché sennò suona, poverino, suona un brano, cioè la faccio fare proprio la mosca bianca lì al povero Gelli. Allora ho detto gli scrivo un altro brano, così suona un brano in più, ed è nato tutto da un esercizio. E poi alla fine il riff iniziale, l'esercizio sul quale stavo lavorando. Tira molla, questo esercizio è diventato un veicolo per un possibile brano. E questo è stato forse uno di quei pochi casi in cui ho scritto in 2 giorni, 3 giorni un pezzo compiuto. E sono stato... Sai quando ti alzi e fai... Wow, cavolo! Che è successo? Perché è successo? Non succede mai, mannaggia la miseria, perché non succede prima? È stato uno di quei casi in cui ho scritto un brano in 2 giorni, scritto per il batterista per fargli fare 2 brani sul disco, altrimenti poverino, insomma, si faceva un coso così per un pezzo solo. Dai, we'll be right back.
È evidente che qua il flow era già avviato e straviato, quindi io direi non mi meraviglierei, insomma, del fatto che il punto è che avresti dovuto, secondo me, scrivere il disco successivo, hai capito, subito dopo scritto Ugly World. È vero, e allora hai dovuto fare funk. E l'avresti dovuto fare se non altro R&B, se non altro R&B. Diciamo. Guarda che adesso con tutto questo funk che mi stai lanciando, mi stai sputando addosso, secondo me il prossimo sarà, che ne posso, so... Posso mai fare altrimenti? No. Scusa. Senti, invece prossimi progetti, a parte venire alla prossima Cafe Jam come ospite a commentare le jam degli amici del Guitar Café con me, perché tu sai che solitamente quando facciamo We Love Guitar Café, quindi le interviste del Guitar Café, i ragazzi si commentano nella premiere o comunque nella diretta in cui mostro queste interviste, ma non hanno la possibilità di interagire con te, quindi muoiono dalla voglia di interagire con l'ospite, in questo caso con te, ma loro già ti conoscono, quindi figurati se non stanno come gli assassini che ti devono fare le domande. Per cui io ti inviterei formalmente alla prossima Cafe Jam, in cui tu già sai come funziona, insomma, per gli amici che non sanno come funziona la Cafe Jam, noi a inizio del mese all'interno del gruppo Facebook Guitar Café Community proponiamo una backing track su cui tutti quelli che vogliono partecipare registrano la loro performance in video possibilmente, e poi l'ultimo mercoledì del mese in diretta alle 21 sul mio canale YouTube ci ascoltiamo le jam, le commentiamo sempre con un'accezione positiva, quindi non critichiamo mai, ma cerchiamo sempre di beccare il meglio dalle che fai, ma tu sai esattamente, insomma, di cosa parlo, per cui devi esserci necessariamente, allora, perché loro più che altro, più che ascoltare i commenti, dovranno sicuramente chiederti un miliardo di cose, ma so che non ti esimerai, insomma, perché sarò tu, lì. Tra l'altro sei membro della Carboneria, mi sembra di aver capito, tu sei uno dei fortunati possessori della maglietta con la grafica dorata, so questa cosa. Io ti avevo promesso una cosa e quella cosa è stata mantenuta, perché la gente non sa che Vince mi ha mandato gentilissimo, ovviamente, a iscrivermi nella... dimmi, no, tu non c'è un errore. Aspetta, perché tu non sai com'è andata questa cosa. Io, ecco, non ne sapevo niente. Ah, bene. Io non ne sapevo. Allora, i ragazzi della Carboneria, che tu sai, okay, che ci sono le fazioni, sì, all'interno, certo, del caffè, certo, hanno fatto tutto loro. Io non so niente. Io quando ti ho visto con la maglietta della Carboneria addosso, ho detto, ma scusate, ma chi ce l'ha mandata sta maglietta al Marco? Come ha questo reperto? E tra l'altro stavi raccontando questa cosa, sì, che a me mi hanno mandato. Esatto, mi è arrivata questa maglietta. Tra l'altro, cioè una bella maglia, perché poi è divertentissima, perché la maglia che dice a 260 bpm non hai amici, che è poi la verità più grande musicale che potessero scrivere mai su una maglia. Io ho detto, no, questa maglia la devo mettere per un'occasione speciale. Allora avevo questa data al Guitar Show di Battipaglia, ma tipo dopo una ventina di giorni. Sì. Detto, alla serata metto questa maglia qua perché è perfetta per il tipo di serata che devo fare, perché sto col trio e perché mi piace sta maglia. e quindi ho detto, lo fa, e l'ho fatto. Bellissimo. L'ho messa anche qualche altra volta, penso di averla messa anche a qualche concerto della PFM. Sicuramente, insomma, sì, ci sono foto di piazza, te che ormai, sì, ti sei marchiato con questa onta. Sì, sì, sì. No, è bellissimo, altro che onta, è come il burro su con le alici. Tra l'altro è quasi ora di pranzo. Lo spaghettino, no, con le vongole. Spaghettino a vongole, maestro, quando coincidiamo in qualche città, insomma, ormai noi siamo, sì, delle mine vaganti, quando coincidiamo, so, in qualche città, sicuramente. Senti, boss, grazie di essere passato al Guitar Café, ma tu lo sai, cioè, per te, insomma, la porta è sempre aperta. Ormai siete tutti di famiglia, perché sposate la filosofia del Guitar Café, che, voglio dire, ha tanto di chitarristico, ma anche tanto di umano, e tu, voglio dire, sei cioè, ti scopro ogni volta che parlo con te, sempre una persona di un'umanità eccezionale, cioè, è ridondante elogiarti dal punto di vista chitarristico, però forse le persone non sanno che sei una persona dall'umanità incredibile, per cui, voglio dire, non poteva essere altrimenti che non renderti parte viva e attiva del Guitar Café. Basta.
come no, anche perché ore pranzo stiamo proprio esagerando. Basta. Giustamente. Sono venuto qui, sono venuto qui per voi in questa casa. Signori, fratelli. Grazie. Vi do del voi, vi voglio troppo bene. Grazie, assai, grazie a voi, grazie a voi. Grazie assai. Grazie Vinci. Allora ci vediamo alla Caffè Gemma. In bocca al lupo ci per sono. Il disco, in bocca al lupo per tutto. Fregati, ragazzi, ma come suona, quanto suona. Wow, bellissimo. Allora, l'ho sentito, ma non ce la faceva a venire in diretta. Quindi ci vediamo la settimana prossima con lui alla Caffè Gemma e commentiamo. Però mi sono segnato qualcuno dei vostri commenti perché mi avete fatto impazzire. Allora, tosse un secondo. Ok, allora, c'ho questi commenti meravigliosi. Allora, questo qua ci sta, perché ci sta Enrico che dice insindacabile il suo modo di suonare quando le troppe note diventano poesia. Va bene. Però, questo è fatta, pensa che tortura per lui sentire le nostre gemme. Bravo, bravo Riccardo. Però poi giustamente Simone suggerisce, dice a sto punto allora alla gemme suoniamo una nota ciascuno. Che mi sembra anche giusto, così mal comune mezzo gaudio è tutto a posto. Enrico invece si è assunto questa responsabilità di dire, beh, se ci regala le tab facciamo pure il Guitar Café suona Marco Sfogli. A proposito, ragazzi, tenetevi pronti perché non mi ricordo esattamente quando sta in calendario la diretta di Guitar Café suona No Words, però stiamo cominciando a selezionare le esibizioni e quindi fra un po' ci sarà la comunicazione ufficiale all'interno del gruppo. Continuo a leggere ancora, poi leggo i nuovi, però vi leggo questi qua che ho sottolineato che fanno impazzire. Allora, ecco qua, penso che dopo aver ascoltato l'intero LP ci serve il fisioterapista. Comunque ragazzi, in sovraimpressione vi ho mandato durante l'intervista il link al disco di Marco. Vi ricordo che tra l'altro questa intervista la potete ascoltare da credo sia già online su Spotify, se non sbaglio alle 21 veniva pubblicato su Spotify il podcast del Guitar Café, in cui potete trovare tutte le interviste che ho fatto finora all'interno del Guitar Café. E questo è un commento di Pierpaolo invece che ha fatto sull'ultimo pezzo, su Ugly World, e qui se lo mandi alla Marvel fanno risuscitare Iron Man per metterci la canzone. Allora vediamo che cosa è successo strada facendo. Giovanni Annunziata arriva, ciao bello. Che figata, tra l'altro eccolo qua, il Guru Carbonaro, esatto. Spettacolo di interviste, disco che se l'avessi fisico ormai sarebbe usurato alla morte. Cangiano, vediamo se hai il coraggio di fare tapping con Marco che guarda la tua gem, bravo. Esatto. Allora, fa riflettere che anche un mostro di tecnica come Marco ha paura di ciccare le note. Ma tu sai, in realtà soprattutto quando c'hai la responsabilità di avere l'inizio di una canzone di una band come la PFM o comunque di una band grande, secondo me la soffri quella cosa, ci sta assolutamente. È già online su Spotify? Sì, usciva alle 9, esatto. Ok ragazzi, dai, che dire, io vorrei sapere i vostri pareri, cioè a me farebbe veramente piacere sapere le vostre impressioni, perché tanto di base ascoltiamo, cioè insomma le domande gliele faccio direttamente a Marco la settimana prossima, però mi sembra di capire che vi è piaciuta, ma mi farebbe anche piacere sapere se è di vostro gradimento questo format, cioè mandare l'intervista e poi commentarcela insieme. Tra l'altro c'è un pollice in giù che qualcuno ha messo mentre Marco suonava. Io vorrei sapere chi è che ha messo pollice in giù. È bellissimo. Allora, ragazzi, ma subito compensato da mille pollici in su. Ok, Marco, ho sempre paura di cercare le note. Marco, ma tu che non si sente, evidentemente. Allora ragazzi, vi ripeto gli appuntamenti, quelli là più breve termine. Noi ci vediamo la settimana prossima, facciamo la Caffè Gemma, a voglia se ci piace. Ah, ok,
sono contento. Sì, dai, perché la Premiere comunque è un po' asettica, insomma. E quindi la settimana prossima ci vediamo con la Cafè Gemma. C'è ancora tempo fino a domenica per consegnare. Il link lo trovate all'interno del gruppo, insomma, la Guitar Cafè Community su Facebook, facilissimo da trovare. Provo, mi piace. Marco se la ride, va a morire. Veramente bello il format dell'intervista strepitoso. Dai, mi fa piacere. La prossima intervista che già ho preparato, in realtà, tra l'altro vi dico anche qualche data, così magari ce le ricordiamo. C'è l'intervista, c'è la monografia su Prince, ma tra l'altro proviamo un po' di cose insieme e vediamo se ci piace la direzione. Il 7 febbraio, quindi il mercoledì esattamente dopo la Gemma, quindi fra 2 mercoledì, facciamo questa monografia su Prince, di cui parlavo anche con Marco. Quindi vedremo come Prince, che viene ovviamente osannato come artista e compositore, ma sottovalutato spesso come chitarrista, invece abbia influenzato tantissimo, tantissimo il modo di suonare di noi chitarristi del 2024, anche in maniere che non immaginiamo, no? Anche in maniera subdola. Ok, allora sentiamo. Sarebbe meglio interagire. Ma sai il problema, Ricky? Sai il problema qual è? Che ovviamente le persone, siccome noi andiamo in diretta il mercoledì, abbiamo un giorno fisso, è difficile convogliare le persone, quindi gli artisti che intervisto, nei giorni dedicati a quella cosa, perché il Guitar Café ha un palinsesto, quindi per esempio Marco sarebbe potuto essere dal vivo con noi quando facevamo la Café Jam, quindi non l'avremmo potuto intervistare, ma avremmo potuto fare solo la Café Jam. Quindi secondo me questa è una buona mediazione. Ok, sono contento. Ma la Cafè Gemma è a fine mese? Sì, e beh, scusami, il 31 gennaio non è fine mese. Ah, hai ragione, è vero, non è la settimana prossima la Cafè Gemma, hai ragione. È il 31, quindi fra 2 settimane, e fra 3 c'è Prince. Buono che me l'hai detto, Fabio Lì, buono. Buono. Ragazzi, ma io come farei se non ci foste voi? Così è interessante, non ci allontana dalla community, è una cosa che ci lega e ci appassiona la chitarra. Guarda, è bella sta cosa che ti arriva. Allora, perché? Qual è il punto? Stiamo cercando, abbiamo rivisto un po' di cose del Guitar Café. Ovviamente, ragazzi, diciamoci la verità, le dirette, proprio come tendenza, c'è la tendenza a non guardare le dirette. Lo vediamo con i drop di visualizzazioni di tutti quanti, insomma, va bene. Quindi non aveva senso fare le dirette tanto per farle. Secondo me ha senso fare le dirette come attività della community. Quindi, dal momento in cui ancora andiamo in diretta, dal momento in cui abbiamo scelto ancora di stare insieme il mercoledì sera, tanto vale che facciamo cose che ci uniscono, no? Che ci fanno stare qui, ci fanno divertire insieme. Io mi leggo il messaggio, voi mi sfottete perché non si sente, io vi sfotto a voi e faccio finta che non si sente. Insomma, cioè, questa dinamica qua è divertente. A me fa piacere essere il rappresentante di questa cosa, ma così come il gruppo è diventato il Guitar Café Community, io vorrei anche che la trasmissione diventasse una cosa in cui interagiamo tutti, dove magari anche voi siete più di frequente in diretta insieme a me. Perché voglio dire, alla fine io, come Vince Carpentieri, i miei contenuti comunque li produco e li faccio. Se sto in diretta il mercoledì, facciamo che la diretta sia nostra, sia una cosa per noi, e quindi cerchiamo di farla tutti quanti insieme. Non è un caso che, al di là delle monografie che secondo me fanno formazione, fanno cultura e sono bellissime, anche l'idea di farci il compleanno come abbiamo sempre fatto il Guitar Café, di farci Café Jam prima e dopo, di fare la Community Suonano Awards, di fare proprio altre attività in diretta, secondo me è bello come se facessimo un raduno. Tra l'altro, quest'anno riusciamo a fare il raduno e poi parliamo anche di questa cosa qua. Quindi, secondo me, la trasmissione deve essere nostra, cioè deve essere una cosa come era all'inizio, insomma, non io che faccio la trasmissione, io che sto qua come rappresentante della community e che, voglio dire, ci faccio interagire fondamentalmente. E quindi sì, Fabiolino ci ricordava che sì, è fra 2 settimane, strizza perché pensava che dovevi consegnare la settimana prossima. Ah, la 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 la. Allora.
non sballo, e vedere il suo solo di Wild My Guitar, di Marco. Allora, ciao Salva, ciao bello. Io ve l'hai fatto la gemma, è vero, domanda, io ve l'hai fatto la gemma. Proprio così. Sì, il fatto che deve essere nostro, sì, assolutamente. Allora, raduno a Siviglia, ti piacesse? Ok. Vabbè, ragazzi, allora, io sto su che il drive piano, ma tu lo sai che questi qua, se non si fa domenica 28, le gemme non le consegnano, non ne sapete niente. Ragazzi, voi vi ricordate, in verità ci hai preso, eh? Voi vi ricordate come funziona Guitar Café prima e dopo? Ve la devo rispiegare questa cosa. Allora, la gem di febbraio si farà sulla base musicale della primissima Café Jam. Ma siamo a Café Jam 30, questa sarà la 30. Riprendiamo come l'anno scorso e come 2 anni fa, riprendiamo la primissima base della primissima Café Jam, ci suoniamo sopra e ci facciamo la puntata della Café Jam di febbraio. Poi dopo faremo una puntata in cui confrontiamo le jam di chi ha fatto la primissima jam, quindi su quella base, con le ultime jam. Quindi abbiamo la stessa base, ma la performance 4 anni dopo, e quindi vediamo come siamo cambiati, come siamo migliorati, eccetera, 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 eccetera. Il solo di prima. Mamma mia, io lo guarda, l'ho postato sul mio Instagram. Mamma mia, cazzolo pazzesco, cazzolo pazzesco. Ok, ma si via la gemma. Gigi, ciao bello, a che storia sei arrivato dopo? Mannaggia. Ma perché c'è la settima e una sostituzione? Nella caffè, che ne so, io mi ricordo nemmeno la base. Non lo so, non ne ho proprio idea. Ok, ragazzacci, allora mi ha fatto piacere farvi sentire la voce, però. Niente, dai, allora, settimana prossima non c'è il Guitar Café, tendenzialmente lo sapete, insomma, andiamo in onda ogni 15 giorni adesso, ma ci sta. Ci prendiamo i nostri tempi, ci rilassiamo, eccetera, eccetera, ma ci prepariamo soprattutto per la Café Jam. Notizia al volo per gli iscritti all'Academy: la backing track mensile non ci sarà più perché abbiamo integrato nuovi contenuti settimanali e mensili all'interno dell'Academy. Poi vedrete a partire dalla settimana prossima, ma a posto di quella avrete la Café Jam, sempre con le tracce separate come ce l'avevate, ma in più vi abbiamo organizzato le versioni estese, per cui la Café Jam è solitamente 1 minuto, voi avete sempre le tracce separate, in più avete la versione di 6 minuti, quindi l'extended della Café Jam, per cui potete esercitare, potete fare cose vostre, potete riarrangiarle, eccetera, eccetera. Devo rifare la Jam, non posso presentare sta schifezza a sfoglie. Ma Marco Abbati non la farà una Café Jam, e soprattutto Jovel non la farà. Ragazzi, allora, 2 secondi ancora per gli ultimi, proprio velocissimi, gli ultimi commenti. E come sempre, il primo che dice sigla, io mando la sigla. Sempre un piacere stare insieme. Mi confermate che forse ho avuto una buona intuizione a volere che il Guitar Café, che la trasmissione diventi una cosa nostra fatta da tutti quanti noi e non uno show off perché si deve stare in diretta. Allora, torniamo un po' al mood. A proposito, avete visto? Eh? Torniamo un po' al mood vecchio, quello di stiamo in diretta, ci divertiamo, cazzeggiamo insieme. Cioè, vi va? Che ne dite? Ci spieghi una serata la chitarra a 7 corde? Io non ne ho proprio idea. Magari invitiamo qualcuno che ce la spiega, così mi imparo una cosa pure io. Grande serata. Buonanotte a tutti, ragazzi. Un abbraccio, un abbraccio. Ciao Ale. Aspetto qua, resto qua e vi saluto. E aspetto il primo che dice sigla. Però che non sia Marco Abbati, non vale da Marco Abbati. Riccardo, ok, sigla. Buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte. Sempre bello, sempre bellissimo.